Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei preferiti dell'ultimo periodo. Cominciamo come al solito con il tè. Ultimamente sto bevendo molto tè verde, in particolare questo tè verde col gelsomino. È della Lipton con le bustine a piramide, una delle forme che preferisco per quanto riguarda i tè in bustina, ed è appunto al gelsomino. Ha una nota floreale molto molto delicata. Io poi amo tantissimo il gelsomino e in questo tè è molto bilanciato. Il tè rimane un po' amarognolo con questa nota floreale, però è veramente delicatissimo, quindi anche nell'arco della giornata si beve tranquillamente. A proposito di fragranze, nell'ultimo periodo sto amando tantissimo come candele Crackling Woodfire di Yankee Candle. Se non sbaglio, fa parte della collezione natalizia di quest'anno. Io lo adoro perché sa leggermente di legna che brucia, quindi di camino, però in maniera un po' più elegante e raffinata. È una fragranza calda che riscalda tantissimo l'ambiente, molto piacevole. Io in genere preferisco le fragranze un po' più strong, soprattutto durante il periodo natalizio, festivo, quando si passa tanto tempo in casa con la famiglia. Questo è un giusto compromesso. Piace veramente a tante persone. Ho convertito praticamente tutta la mia famiglia alle candele profumate dopo aver fatto sentire questa. È una fragranza poi, secondo me, non limitata al periodo festivo. Ce la vedo benissimo anche in autunno e verso l'inizio della primavera, soprattutto a chi piace l'odore di camino, di legno. Parlando poi di candele, non potevo non citarvi Cozy Corner Candles. Qua ho le mie due preferite al momento. Quella che accendo sempre è la candela ispirata a Narnia, perché sa un po' di pino, quindi in inverno ci sta benissimo e ha un leggero retrogusto dolce, perché viene descritto infatti come locum, neve fresca e pino per l'appunto. Queste candele mi piacciono molto innanzitutto perché sono fatte a mano, trovate il link dello shop Etsy qua sotto in descrizione. Sono poi fatte da una ragazza italiana e profumano talmente tanto le candele che spesso non c'è neanche bisogno di accenderle, almeno per quanto mi riguarda, avendo una camera molto piccola, spesso tolgo soltanto il tappo e riempiono la stanza di profumo, cioè già così da spente fanno un odore pazzesco. La mia preferita di sempre è Mia di Nevernight, non posso dirvi per quale motivo, ma fidatevi, è spettacolare. Purtroppo questa non è più disponibile nello shop, ma è uscita recentemente la collezione di San Valentino che è bellissima, cioè potessi comprerei veramente tutto. In questi ultimi mesi ho riscoperto il piacere di leggere shoujo, forse perché ho scoperto questi due in particolare che mi stanno facendo impazzire. Sono le uscite più attese di sempre per quanto mi riguarda. Allora, il primo non è una sorpresa per nessuno perché vi ho già parlato abbondantemente di Amarsi e Lasciarsi di Osaki Saka, questa autrice in particolare mi fa impazzire, mi piacciono tanto le sue storie e il suo tratto in particolare è molto molto bello. Questo fumetto è meraviglioso, se vi piacciono i shoujo dovete assolutamente leggerlo. Le protagoniste sono diverse, opposte, ma mi piacciono entrambe e nel corso della storia c'è una crescita pazzesca, soprattutto per uno dei due personaggi. L'altro manga è una vera e propria rivelazione per quanto mi riguarda, perché Tsubaki Cho Lonely Planet mi piaciucchiava sia all'inizio, non era nulla di originale o di particolare, però era di intrattenimento. Quando iniziavo a leggerlo, sparivo completamente dal mondo, c'ero soltanto per questo manga. Con gli ultimi due numeri, il 4 e il 5, mi ha sorpreso tantissimo, ha ribaltato completamente, quasi completamente, la mia opinione su questo manga e sta diventando uno dei miei preferiti di sempre. I disegni della Yamamori poi sono molto belli, li avevo scoperti con una stella cadente in pieno giorno, quindi nulla da dire al riguardo. Date un occhio alla storia perché è abbastanza interessante. La protagonista è una liceale che si innamora di un ragazzo poco più che ventenne, se non sbaglio. Vivono assieme perché lei lavora come donna delle pulizie, domestica, tra virgolette, e il rapporto che si viene a instaurare fra i due è abbastanza interessante, complicato per certi versi, ma si sta rivelando interessante. Passando all'abbigliamento, volevo tanto mostrarvelo e non tenerlo indosso, ma non ce l'ho fatta.
realtà. Ve l'ho mostrato nell'ultimo haul che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. È un maglione oversized, enorme, gigante, super morbido, preso da Stradivarius, fa parte della linea Basic, quindi dovrebbe trovarsi facilmente ancora in negozio. E niente, io lo amo per stare in casa ma anche per uscire, molto cosy. Non tiene caldissimo, quindi ecco, se fa molto freddo fuori magari bisogna mettere qualcosa sotto, ma per stare in casa è comodissimo, cioè io dormirei in questa cosa in forma, cioè è bellissimo, lo amo, lo amo. Mi piacciono i collegamenti un po' strambi, quindi il prossimo preferito di cui voglio parlarvi è una cosa gialla, un po' come il mio maglione. Questa è una maschera di toni mori alla banana, è una maschera da notte, una sorta di crema abbastanza burrosa che va applicata sul viso e la si lascia agire per tutta la notte, una vera e propria crema da notte che però è più ricca e corposa, ecco. Allora, questa maschera ce l'ho già da un po' di tempo e non me la facevo molto spesso, se mi ricordavo una volta ogni 2 o 3 settimane. Nell'ultimo periodo però, siccome la mia pelle è molto secca per via del freddo, ho iniziato ad utilizzarla una volta a settimana e tutte le volte che la uso la mattina mi sveglio, vado a sciacquare la faccia e sento proprio la pelle molto morbida e idratata. Mi piace tantissimo l'effetto del giorno dopo. Diciamo che il suo mestiere lo fa perché idrata la pelle. Non so quanto possa influire sul lungo termine, ma sicuramente il giorno dopo la pelle è nuova. Parlando di skincare, mi sta piacendo molto questa crema per il contorno occhi di Benefit che si chiama It's Potent Eye Cream. Questa è una mini size che avevo trovato in una confezione regalo Benefit che mi aveva regalato mio padre per Natale. E è una crema per il contorno occhi che utilizzo di giorno perché è molto leggera, idrata, però è leggera, ha una consistenza quasi di gel, quindi per il giorno mi piace particolarmente perché se poi devo truccarmi, devo applicare qualcosa attorno alla zona occhi, almeno non si sfalda, non si slega, non scivola, ma aderisce perfettamente. L'ultimo prodotto skincare che sto adorando, le Jelly Face Mask di Lush. Quelle che ho io in particolare sono The Birth of Venus e Bunny Moon. Questa la utilizzo nella zona T perché contiene camomilla, lavanda e acqua di mare tonificante, ha un'azione purificante, mentre questa è un'azione lenitiva, calmante, quindi la uso soprattutto sulle guance. Sono molto sfiziose come maschere perché appunto hanno una consistenza un po' gelatinosa, si stendono bene sul viso, non in maniera troppo uniforme, però si stendono bene. E soprattutto utilizzandole una volta a settimana, una o due volte, insomma, quella lenitiva la utilizzo anche un paio di volte a settimana solo sulle guance o raramente su tutto il resto del viso, perché hanno sì l'argilla ma non seccano in maniera eccessiva la pelle, quindi non sono particolarmente aggressive. Se avete una pelle sensibile come ad esempio la mia, sono delle maschere all'argilla che purificano, però allo stesso tempo non aggrediscono la pelle, anzi la lasciano bella morbida. Un prodotto che ho acquistato recentemente di cui mi sono subito innamorata è il Primer Potion di Urban Decay, un primer occhi famosissimo, questo è l'original. Siccome nell'ultimo periodo tenere l'ombretto in posa sulle mie palpebre era diventata una sfida impossibile, mettendoci anche il fissante, cipria, non cipria, correttore, non correttore, usavo una base di MAC, niente, in ogni modo dopo 2 o 3 ore l'ombretto mi andava subito nelle pieghe, quindi ero veramente disperata. Già dalla prima applicazione di questo prodotto la situazione è migliorata tantissimo, riesco a tenere l'ombretto quasi tutto il giorno prima che vada nelle pieghe, quindi una salvezza per me, veramente. Sono molto impressionata e adesso mi chiedo come farò quando rimarrò senza questo primer. L'ho acquistato con i saldi Sephora, quindi col 20% in meno, se no a un prezzo di 20-22 euro. Non è proprio alla portata di tutti, però ecco, spero che mi duri nel tempo. Questi erano tutti i miei preferiti dell'ultimo periodo, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto qual è la cosa che state adorando di più ultimamente. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!